Un'altra caratteristica del vivaio è quello di seguire il ritmo delle stagioni, seguire la naturalità della pianta, il cercare di usare meno chimica possibile, quindi anche nei consigli si va sempre verso varietà che abbiano le caratteristiche richieste, ma che richiedano poca acqua, perché anche questo è un problema grosso oggi come oggi, e poca chimica, perché insomma anche questo, la sostenibilità va tenuta in considerazione. Sì, sicuramente. Allora, il collezionista vero proprio non ha problemi di chimica lui, cioè lui vuole quella rosa, perché è un po' una malattia quella delle rose. Io ho clienti che hanno più di 800 varietà piantate in giardino, è una malattia, una bella malattia, sì, tutte. E quindi cercano proprio quella, vogliono quella, e non gli interessa se prende l'oidio, non prende l'oidio, se è rifiorente, non rifiorente. Invece quando arriva il cliente che ha le prime armi con le rose, io cerco sempre di consigliare delle piante, delle varietà facili, diciamo, perché sennò perde l'amore subito. La rosa di per sé viene considerata una pianta molto difficile, anche se non lo è. Se è messa nelle giuste condizioni, irrigata, spesso c'è anche a livello idrico, spesso c'è il problema che tutti vanno e bagnano tutti i giorni un pochino, un pochino, un pochino, un pochino, non se ne fanno niente le piante. Meglio andarci di rado e bagnare in abbondanza. Ah, bello, questo, ecco, come questo sì, è utile. Questo sì, perché vai lì e dai un litro d'acqua, in realtà mantieni l'apparato radicale molto superficiale. E invece la rosa è una pianta che, come tutti gli altri arbusti, hanno le radici che vanno in profondità, quindi bagnando di rado in abbondanza stimoli l'apparato radicale andare in profondità e la pianta diventa autosufficiente più velocemente.